Giunta provinciale per la sicurezza stradale. Perfetto. Do subito la parola a Stefania Spirito che ci fa una breve introduzione di questa giornata. Allora, salute a tutti. Io vorrei presentare brevemente l'Osservatorio della sicurezza stradale della Regione Lazio, che si è costituito nuovamente nel 2006, ma già nasce dalla consigliatura, ed è una struttura istituzionale che raccoglie associazioni sensibili al tema, nonché altre componenti istituzionali della regione che hanno competenze in materia, accanto ai Vigili del Fuoco, accanto alle anche forze dell'ordine. Questa è una struttura istituzionale, dice, come mai siamo finiti all'università? Siamo finiti all'università perché nelle sue finalità vi è anche l'educazione stradale e abbiamo pensato che un incontro tra un'istituzione di questo genere e l'università come momento di comunicazione sociale potesse essere un incontro proficuo. E devo dire dai film, dagli spot che ho visto, confermo che è così, perché questi ragazzi, questi 8 film che sono in concorso, hanno dimostrato che i ragazzi sanno cogliere con costruttività, con in maniera anche propositiva, ma anche i temi di fondo che stanno dietro gli incidenti stradali e che sono dei prezzi troppo alti che si possono pagare in confronto a una vita che si ha davanti, sostanzialmente il tema della vita e di questo prezzo altissimo e della sofferenza altissima che sta dietro, io credo che sia un tema molto ricorrente in questi film. Questi film che tra l'altro, diciamo anche come momento istituzionale, noi abbiamo tenuto anche per un secondo motivo venire all'università, perché credo che la creatività, che l'estro dei ragazzi debba essere premiato al di là dei loro mezzi tecnici, al di là dei mezzi che hanno a disposizione, credo che sempre di più, nel senso che un ragazzo che ha creatività e estro forse potrebbe non avere i mezzi, ma nella nostra società ancora deve sempre un po' raccomandarsi a qualcuno, no? Per emergere. Invece l'università e le istituzioni credo abbiano anche il compito di saper premiare il merito se vogliamo appunto avere una società di fronte a noi migliore e diversa da quella che oggi, e credo tutti quanti dovremo un po' dimostrare nei fatti e non soltanto con le parole, anche a livello istituzionale, di saperlo fare. Quindi mi fa veramente molto piacere, spero che possa avere anche una continuità questo nostro approccio qui all'università, che possano svilupparsi da questo primo incontro anche delle altre iniziative. Anche, e mi ricollego anche un po' a quello che ha detto il professor Morcellini nel dibattito che è proceduto e che appunto una delle cose fondamentali anche nella comunicazione, soprattutto la comunicazione sociale su questi temi, è dare continuità alle iniziative, perché l'estemporaneità, no, ha i suoi uno scarso effetto e soprattutto saper cogliere i luoghi, e credo, ripeto, ancora l'università come le scuole, anche dove l'associazione nazionale che è qui con noi è molto impegnata e avrà modo appunto di dire Ignazio Cialfanelli, che tra l'altro è anche membro dell'osservatorio regionale, perché penso anche al concetto sempre della comunicazione sociale, che è quello dell'educazione tra pari. Cosa significa l'educazione tra pari? Significa sostanzialmente ragazzi che vengono formati e sul tema, oggi parliamo di sicurezza sociale, ma potremmo parlare anche di alcolismo, potremmo parlare anche di tossicodipendenze, quindi che vengono formati su quelli che sono gli aspetti salienti e che a loro volta diventano
educators, peer, in inglese si dice peer educators, cioè educatori alla pari, diventano a loro volta educatori di altri. Questo, vista la situazione anche nel contesto generale dell'incidentalità in Italia, colpisce ragazzi, credo che questo sia un settore dove abbiamo